Mi chiamo Lele Rozza, sono il coordinatore del corso di laurea in Relazioni Internazionali, Indirizzo Comunicazione Internazionale. In qualche minuto proverò a condensare tutta l'informazione riguardante il corso. È una laurea specialistica francese, una laurea mutuata all'Università di Strasburgo, consta di 3 semestri in aula e 1 semestre in stage. Abbiamo come forte obiettivo l'accompagnamento al lavoro. Cerchiamo di costruire delle classi che siano classi omogenee perché nell'arco del percorso di studi ci sono svariate occasioni di gestire piccoli e grandi progetti didattici e non solo, che, come dire, mettono alla prova gli studenti e li forgiano per entrare in un mondo complesso ma così baricentrico come il mondo della comunicazione. 2 semestri classici, il primo anno è un anno in cui gli studenti acquisiscono contenuti, il racconto dei vari corsi lo trovate facilmente nel manifesto degli studi. Sono corsi in aule con pochi studenti, i nostri studenti sono delle persone, non sono numeri, abbiamo modo di lavorare tanto con ciascuno di loro. Uno dei nostri asset importanti naturalmente sono le lingue, oltre all'inglese c'è una seconda lingua di lavoro all'interno del contesto della Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli che ha un'offerta da questo punto di vista decisamente di eccellenza. Ci interessa formare studenti che si pongano nello stack intermedio tra i decisori e i tecnici. Per questo motivo la nostra è una formazione ampia, variegata, che offre ai nostri studenti la capacità di costruire strategia, di inserirsi all'interno di team di lavoro, di gestire in maniera eccellente dei progetti. Elemento estremamente rilevante all'interno del terzo semestre è il cosiddetto progetto professionale. Il progetto professionale è un momento in cui gli studenti, singolarmente o a gruppi, vengono esposti al lavoro attraverso la relazione con un cliente che propone loro un problema da risolvere e che loro gestiscono nell'arco appunto del terzo semestre. Alla fine del terzo semestre c'è la discussione del progetto professionale che insieme a tutti gli altri esami è l'elemento centrale di questo momento, il momento in cui i nostri studenti conoscono i colleghi francesi, viene costituita la commissione paritetica Italia-Francia e in 3 lingue viene discusso il progetto professionale. Una volta passato questo momento, c'è l'ultimo semestre che è un semestre in stage, ultimo momento di accompagnamento degli studenti al mondo del lavoro, il momento in cui gli studenti si sperimentano rispetto alle competenze acquisite e tornano, come sempre succede, a discutere la loro tesi di laurea dopo il periodo di stage, da studenti di belle speranze estremamente competenti a giovani professionisti. Per qualsiasi altra informazione, mettiamo a disposizione degli slot, è necessario prendere appuntamento, ma le indicazioni le trovate in questa pagina. Sarà mio piacere riceverli, dovremo fare con una formula tipo Skype, riceverli e ascoltare e rispondere a tutte le vostre domande. Ne usciremo bene, siamo certi.